benvenuti a questa prima assemblea nazionale, grazie a tutti i partecipanti, grazie a tutta l'Italia che è qui rappresentata oggi per il Partito Giovani. Allora, io veramente, non per un luogo comune, sarò breve, 2-3 ore, giusto? E passo subito, perché dopo andremo un po' a capire come si svolge il programma della giornata. E passo subito la parola a Gianluca Mancini. Il Partito Giovani. Diciamo che oggi per noi del Partito Giovani è un piccolo sogno, anzi un grande sogno, nel senso che oggi per noi nasce qua a Bologna il Partito Giovani per l'Italia del Futuro, viene fondato oggi con la vostra presenza proprio, per cui oggi si tratta proprio dell'assemblea costituente. L'assemblea che costituisce, che fonda il Partito Giovani, per cui per noi è qualcosa che rimarrà nella nostra storia e molto ovviamente nella storia d'Italia. E noi come Partito Giovani siamo partiti sei mesi fa, e in sei mesi abbiamo fatto qualcosa di clamoroso. Abbiamo mobilitato migliaia di giovani in tutta Italia che adesso dicono basta, dicono che vogliono pensare a loro, al futuro del proprio paese, al futuro del proprio mondo. Bravo! Per cui noi in sei mesi siamo partiti qua da Bologna, io e Davide Marconi siamo partiti, ci siamo incontrati un giorno fuori dalla facoltà e riscontravamo la stessa esigenza. Quella di non stare più a ascoltare, a guardare tutto il mondo, tutta l'Italia, tutto ciò che ci circonda che va rotoli, ma abbiamo riscontrato l'esigenza proprio di impegnarci attivamente, di impegnarci nel costruire un progetto grande. E quello che è successo in sei mesi, partendo da Bologna, sentendomi con tutti loro che vi abbraccio tutti, dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Sardegna, da Locri, da Napoli, da Trento, da tutta Italia, ci siamo detti, cacchio, qua abbiamo un'esigenza comune, noi giovani non vogliamo più stare a guardare, vogliamo intervenire, vogliamo agire per cambiare noi con il nostro impegno, con le nostre forze, la vergogna che ci circonda. E per cui in sei mesi, oggi, essere qua, due rappresentanti per ogni provincia, all'Assemblea Costituente, con 100 gruppi provinciali in tutta Italia, da Cagliari, da Trento alla Sicilia, 100 gruppi provinciali, ogni gruppo costituito da 20 giovani e non solo giovani. In tutta Italia, in sei mesi abbiamo fatto qualcosa di clamoroso, qualcosa di straordinario, in sei mesi. E oggi, con due rappresentanti di ogni provincia, siamo trovati per fondare, per cui per fare l'assemblea costituente, per fondare il Partito Giovani. E il nostro percorso è stato un percorso, diciamo, graduale. Durante la settimana lavoravamo via internet per contattare migliaia di persone di tutta Italia. Il fine settimana giravamo con Davide in tutta Italia. Mi ricordo quando con 39 di febbre entrambi, io personalmente, siamo andati in Val d'Aosta a fare assemblea con Patrizia, con una sala stracolma in Val d'Aosta. E così il sabato e domenica abbiamo girato in poche parole tutta Italia per fare tutte le assemblee costituenti, come stiamo facendo oggi, in giro per tutta Italia. E è stato un percorso straordinario, è stato un percorso entusiasmante. Io dico, cavolo, a quei giovani che hanno come unica ambizione il denaro, come unica ambizione le discoteche, come unica ambizione le cose materiali, ma non sanno che ambizione è avere, seguire i propri suoni, cioè è un'emozione, un'ambizione che può essere una cosa. Che l'Italia può cambiare e cambierà soltanto attraverso noi giovani. L'Italia può cambiare soltanto se noi giovani ci mobilitiamo in una rivoluzione culturale, una rivoluzione delle coscienze, perché diciamo basta una classe politica affarista, burocrata, diciamo basta questo tipo di classe politica, basta un sistema pieno di sprechi, di ingiustizie. Come possiamo stare fermi a guardare tutto il sistema, tutto che va a rotoli, il nostro futuro che va a rotoli? E allora è indispensabile intervenire, è quasi un dovere. Cioè, se noi non l'avessimo come passione, ma ce l'abbiamo tutti come passione, dovremmo averlo come dovere, quello in poche parole, di attivarci per rivoluzionare culturalmente, di cambiare, di stravolgere, di riqualificare, di pulire tutto il sistema e la classe politica. Questa classe politica la dobbiamo sostituire noi giovani, questa classe politica burocrata e affarista. Siamo noi giovani che dobbiamo impegnarci per sostituirla. È una classe politica che non ci rappresenta, è una classe politica dalla quale non ci sentiamo rappresentati, lo devono sentire proprio al di là del muro. Non ci rappresenta, è una classe politica piena di interessi,
piena di ambizioni personali, piena di intrighi, non ci sentiamo rappresentati. Diciamo basta a questo tipo di classe politica e vogliamo resettarla e sostituirla noi con le nostre teste, il nostro impegno, il nostro entusiasmo. Per cui quello che è il nostro grande obiettivo è quello proprio di far sì che la classe politica e il politico ritorni ad essere quello che deve essere per natura. Deve essere una persona che ci mette il cuore, la passione, l'impegno nel suo spirito di servizio. Deve essere, la politica deve ritornare ad essere una missione, non deve essere un interesse e un intrigo personale. Questo deve ritornare ad essere la politica e saremo noi ad avere l'importante compito, ecco, di far sì che questo possa accadere. Per cui noi ragazzi siamo qua oggi, ma cavolo, ma dobbiamo andare forti, non ci fermiamo qua. Da domani ognuno, quando torna nelle proprie province, deve attivarsi con forza, perché dobbiamo essere noi le persone che hanno la responsabilità di cambiare e dare una svolta a questo paese. Nel senso, siamo noi, per cui adesso siamo qua. Ma non pensate che avete fatto un giravuoto. Da domani ritornate a Napoli, a Cagliari, in Sicilia, in Sardegna e spaccateli il culo! Questo è il discorso! Dobbiamo dimostrare... Scusate il francesismo. Dobbiamo dimostrare, non soltanto con una manifestazione, dobbiamo dimostrare con la costanza, col tempo, che noi sentiamo la responsabilità di cambiare, di dare una svolta netta al paese, ma non sono solo chiacchiere, vuol dire che ci presenteremo alle prossime elezioni politiche, alle prossime elezioni europee, ci presenteremo con i nostri candidati a Pozzuolo, a Monte Silvano in provincia di Pescara, stiamo già presentando le nostre liste. A Pozzuoli hanno commissariato il comune di Pozzuoli per inserimento mafioso, a Monte Silvano per tangenti, e ci presenteremo noi come partito giovane in quelle città dicendo basta, adesso tocca a noi gestire e risolvere i problemi del nostro paese con la nostra responsabilità. Questo è il discorso, ma dobbiamo avere la carica per fare questo. Per cui questa è la nostra missione, oramai è quasi una questione di vita, cioè nel senso, per noi, per molti di noi, quando li sentivo, mi dicevo, guarda Gianluca, o cambiamo noi l'Italia, oppure vado a vivere in Francia, in Spagna, vado a vivere in America. Ho parlato con un ragazzo della Puglia l'altro giorno, mi è dispiaciuto tantissimo, mi dice, Gianluca, io vado a lavorare negli Stati Uniti, il nostro referente, ex referente della Puglia, vado a lavorare negli Stati Uniti perché l'Italia non mi offre nulla, perché l'Italia mi offre uno stipendio misero, non mi offre la possibilità di avere una famiglia, non mi offre la possibilità di creare una vita. E mi ha detto, Gianluca, lacrimante, perché credeva nel nostro progetto alla grande, ha detto, io devo andare a abitare negli Stati Uniti, per cui ci potremo sentire, però non potrò più dare il mio contributo in Puglia. Per cui non è una questione, diciamo, di chiacchiere, di parole, è una questione concreta. O ci attiviamo, oppure noi giovani non avremo nessun tipo di futuro, ma ci attiveremo e dovremo dare noi con la nostra forza la speranza a questo paese, ricostruirlo, dare la speranza e tutelare i nostri diritti dal punto di vista del lavoro precario. Dobbiamo tutelare i nostri diritti e per cui è indispensabile un'azione forte. Io, per concludere, così non vi rompo più, per concludere con l'ultima affermazione, quando la gente ci dice, ma voi perché fate tutto questo? Perché state... Dove volete andare? Si dice. E noi gli rispondiamo in un modo, diciamo, nella storia chi ha avuto il coraggio ha saputo cambiare, ora tocca a noi. Un altro applauso, perché ha veramente sintetizzato l'idea del perché siamo qui oggi. Prima di passare la parola a Davide Marconi, volevo doverosamente, l'ho dimenticato prima, fare un carissimo saluto e vorrei dedicare un applauso ad Angelo Mancini, il nostro presidente ad interim. Davide Marconi. Innanzitutto mi scuso per il ritardo, ma ne sono capitate di tutti i colori. Per arrivare qui a Bologna il parcheggio è stato un dramma trovarlo, tant'è che mi hanno fregato anche il portafoglio, e in un paese in cui nel Parlamento sono 25 pregiudicati non si può aspettare di meglio, insomma. Condannati, rettifico.
Allora, cercherò di essere brevissimo perché, essendo in ritardo, spero di fare molto prima dei 10 minuti che mi sono stati concessi. Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutti voi che siete venuti qui da tutte le parti d'Italia, i ragazzi che sono arrivati persino dalla Calabria, tutti i giornalisti e tutti gli amici che dopo interverranno e che sicuramente tratteranno anche delle tematiche importantissime, energie, ambiente e qualsiasi altra tematica che è fondamentale per oggi, per noi e per il nostro futuro. Per questo abbiamo chiamato il nostro partito Per l'Italia del Futuro. Per l'Italia del futuro perché noi possiamo cambiarlo, noi abbiamo l'obbligo morale di cambiare l'Italia, ce la possiamo fare benissimo. E ieri leggevo un articolo e ho letto questa frase di Seneca, disse che non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Giustissima. E io mi chiedo, ma l'Italia sa dove vuole andare? Allora, da questa domanda è nato tutto. Io e Gianluca ci siamo trovati, come ha detto giustamente prima lui, ha già raccontato ampiamente, per cui stringo parecchio, e abbiamo deciso di fare una cosa, abbiamo deciso di formare un blog. Abbiamo aperto un blog, che non è altro che un diario online nel quale io, Gianluca, Angelo e tutti gli altri ragazzi hanno espresso le loro opinioni democraticamente, e miracolo, nell'arco di un mesetto, abbiamo avuto migliaia di contatti di persone che ci davano i loro commenti e ci spronavano perché vedevano in noi la possibilità di un cambiamento vero, perché noi siamo andati a rispolverare l'etica, questa parola di cui tutti si fanno portavoce, ma che poi nella realtà dei fatti nessuno mette in opera. E volevo soltanto citarvi alcuni dati così per fare una fotografia un secondo dell'Italia, perché io mi sono diplomato ragioniere, quindi mi ritengo molto pragmatico e sono un amante delle cifre. E ad oggi sono stufo di sapere, questo ve lo dico, che l'investimento in conoscenza in Italia è tra i più bassi dei paesi dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. La spesa per la ricerca e lo sviluppo è pari all'1,1% del PIL rispetto a una media europea di circa il 2%. La Svezia arriva al 4,3%, tanto per fare un esempio. L'Italia non investe sul suo capitale umano. Il numero di laureati, e per noi giovani è importante questa cosa, tra i giovani è bassissimo. Il 12,5% contro il 24% della Grecia. Non è che sono andato a prendere il migliore dei paesi, insomma. E secondo il rapporto Ambiente Italia 2004, per ogni milione di euro di PIL prodotto in Italia si consuma il 50% in più di energia rispetto alla Danimarca e il 28% rispetto all'Austria. Altro esempio stupido, e poi chiudo questi dati che vi staranno annoiando sicuramente. La Hewlett Packard, che ognuno di noi conosce, da sola possiede 24.000 brevetti e ogni giorno ne registra 11. L'Università La Sapienza di Roma, che conta 150.000 studenti, nel 2004 ha registrato 34 brevetti. Questa è la situazione italiana, signori. Quelli che HP fa in 3 giorni, loro l'hanno fatto in 1 anno. E non parliamo poi del rapporto tra imprese e università, perché è veramente ridicolo. E quindi la situazione è preoccupante. La situazione era preoccupante e noi cerchiamo di darci una risposta. Allora, come dicevo prima, abbiamo aperto il nostro blog. Abbiamo in pochissimo tempo individuato referenti in tutte le province d'Italia e questi referenti si sono attivati. Noi credevamo che fosse più complicato, ve lo dico sinceramente, io non credevo fosse così semplice trovare gente che ha voglia di cambiare, perché la situazione è critica, la gente è disillusa, non si riconosce più da una parte e dall'altra, e questo lo dico per rispondere alla domanda che viene sempre fatta a ogni incontro. Voi siete di destra o siete di sinistra? E non dite che non ci avete pensato, ho visto le facce, bravissimi. Allora, questa domanda, come disse il nostro amico Michele, e voglio rimarcarlo sinceramente perché è stato un fenomeno quando gliel'hanno posta, ha detto noi siamo oltre perché? Perché oggi come oggi, parlare di destra o di sinistra è ridicolo. Prendete le agende politiche, i programmi, confrontateli. Se qualcuno ha voglia di leggersi quelle 280 pagine, penso sia stato uno dei pochi malati mentali che se l'è fatto, li confronta, vede che per il 90% sono uguali, molto spesso cambiano i metodi per arrivare a un risultato. E allora dico, la destra e la sinistra, che comunque nel bene o nel male sono figlie dell'Ottocento, riescono a risolvere, scusate, volevo fare un saluto a Elio Veltri. Signori,
un grandissimo personaggio italiano. Stavo dicendo, ha ancora senso parlare di destra e di sinistra? Come fanno a risolvere con delle ideologie vecchie dell'Ottocento i problemi della globalizzazione, i problemi che abbiamo nel 2006? E allora ho detto a Gianluca, Gianluca, noi vogliamo cambiare, va bene, cambiamo, però noi dobbiamo puntare ai fatti, dobbiamo puntare ai risultati, partire dal problema e trovare una soluzione, perché io sono convinto che il problema dell'incenerimento, il problema della privatizzazione dell'acqua, il problema della certezza della giustizia, della certezza delle pene, non sono di destra e di sinistra, perché se io vado in galera, anzi l'altro giorno ho sentito un intervento di Travaglio che spiegava come fosse più conveniente uccidere il proprio coniuge piuttosto che divorziare, e dava la spiegazione a termini di legge che permetteva a colui che avrebbe compiuto l'omicidio addirittura di non mettere neanche un piede in carcere, oggi come oggi, con gli arresti domiciliari. Allora dico, l'ingiustizia, questa è ingiustizia, signori, non è giustizia. E chiudo perché mi dicono di stringere, perché giustamente devono intervenire anche gli altri. Voglio fare l'ultimo ringraziamento a Andrea Baroni, che ci ha sempre supportato da Milano, Michele, tutto il loro staff che ci hanno aiutato a creare il simbolo, a creare gruppo, perché noi prima di tutto siamo un gruppo di amici e riusciamo a superare i problemi, perché da noi c'è gente che viene da destra e da sinistra, dal vecchio centro e compagnia bella, perché prima di tutto siamo amici e abbiamo capito che col dialogo possiamo superare qualsiasi cosa e trovare una soluzione concreta ai problemi, perché se vogliamo ce la possiamo fare, e noi siamo giovani, abbiamo la fedina penale pulita e partiamo molto avvantaggiati. Grazie. Grazie, grazie. E ora, allora, nel nostro breve percorso, comunque da quando ci siamo incontrati, abbiamo organizzato, Gianluca ha tirato su tutta questa struttura, ci sono stati degli incontri che, insomma, dove abbiamo stretto delle amicizie con altre persone, altre realtà, anche politiche già presenti sul territorio, che ora hanno accettato il nostro invito e vorrebbero porgerci un saluto. E cominciamo innanzitutto con il saluto del Comune di Bologna da parte del dottor Donofrio, Serafino Donofrio, consigliere del gruppo misto del Comune di Bologna. Vi ringrazio, il mio gruppo consigliare si chiama, funziona come il comune questo affare, si chiama Società Civile Il Cantiere, associazione politico-culturale fondata da tante persone, tra cui Elio Veltri, che interverrà penso più tardi. Quando con Gianluca Mancini e con Angelo abbiamo organizzato, quando abbiamo cercato la sala per questa mattina, c'erano due alternative, o questa in centro, un'altra un po' più fuori, un po' più grande. Loro dicevano no, saremo di più, e infatti siete in piedi, però quell'altro portava sfortuna perché non sono mai partiti grandi progetti, e quindi abbiamo pensato di non andarci, visto che si tratta di un'iniziativa anche ben augurale, di una prima assemblea nazionale. Io ho apprezzato già da tempo, avendolo letto nel tempo, l'idea di questa vostra iniziativa e anche del simbolo che avete scelto, quindi mettere l'unico partito, come dite, che ha messo le figure umane, e poi anche figure umane felici, che non si sono arrese, quindi alzano le mani festanti, è un dato positivo, anche perché in realtà la politica dovrebbe essere, diciamo che lo è, nei principi finalizzata a sviluppare la felicità degli esseri umani, un vecchio retaggio, visto che è una cosa che viene da una prima lontanissima dichiarazione dei diritti umani, che è vecchia di 200-300 anni fa, ed è quella poi alla base della rivoluzione americana. È uno dei passi, quello di cui si parla meno, perché questo concetto della felicità dell'essere umano, per motivi religiosi o anche per motivi ideologici successivamente, è stata sempre mortificata, perché il concetto è che le persone debbano soltanto soffrire, soltanto penare, è un concetto molto 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 negativo, ma che ha avuto molto successo. Se questa iniziativa voi aveste voluto farla oggi in questa città, fuori da questa sala, sarebbe stato impossibile, perché dovete sapere che c'è un blackout della democrazia nella città di Cofferati di un mese, dura dal 7 di dicembre al 7 di gennaio, perché c'è il motor show
c'è gli acquisti natalizi e quindi non si possono fare iniziative in pubblico in 13 piazze del centro, quindi si può andare solo in periferia a rompere le balle alla gente. È vero che ieri c'è stata una manifestazione degli autoferrotranvieri in sciopero organizzata da un sindacato di base. Siamo andati come consiglieri dall'altra sinistra a garantire che questo corteo riuscisse a fare un pezzetto del centro con una trattativa estenuante con la questura, perché invece il centro di Bologna è blindato, perché c'è questa occasione delle festività natalizie del motoshow per la quale tutti devono essere necessariamente contenti, come se non ci fossero problemi in questa città o in questo paese, e quindi si dovesse necessariamente essere tutti contenti e non occuparsi di problemi reali. Nel frattempo, se qualcuno di voi ha comprato i giornali di oggi bolognesi, si parla solo di una statuina nuda sul presepe che ha fatto un grande artista, Volfango, e che è esposto in comune, tutta una tiritella destra-sinistra, lo distruggiamo, è corretta, è carina, eccetera. Di fianco al comune c'è un'istituzione bella, se qualcuno ha modo di fermarsi è andato a visitarla, è la Sala Borsa. È una biblioteca, un centro multimediale, multiculturale, molto importante. Era la vecchia sala nella quale venivano fatte le contrattazioni storicamente, anche fino al Novecento, e dove è una sala che ha seguito proprio la storia della città con varie utilizzazioni. Ecco, in quella sala ci sono 44 giovani della vostra età, assunti da un'azienda perché vendessero libri e tenessero aperte le attività di ristorazione di questa struttura, sono stati licenziati. Dall'8 di gennaio sono tutti a casa e il comune, in una querela che c'ha con questa azienda, nel frattempo non ha ancora organizzato una sostituzione di questa struttura. Ci sono 44 licenziati e per adesso sappiamo solo che ci sarà per 6 mesi una mostra internazionale su Charlie Chaplin. Non so cosa ci sarà da ridere per quelle 44 persone. Un'iniziativa come quella che fate, non vi rubo altro tempo, è un'iniziativa contrassegnata dall'entusiasmo e che fuori viene vista con grande diffidenza. Vi faccio un esempio recente che avrete conosciuto. Durante la campagna delle primarie dell'Ulivo, dell'Unione, prima delle elezioni amministrative, un anno e mezzo fa, c'è stato un signore, uno sconosciuto, che si è presentato. Io ho avuto occasione di conoscerlo e sono stato anche orgoglioso di sostenerlo. Direi abbastanza solitario in questa città, Ivan Scalfarotto, una persona che probabilmente meriterebbe un applauso a questo punto, perché è un signore che viveva a Londra senza avere nessuna copertura di padrini politici, ha deciso di candidarsi per questa battaglia elettorale che vedeva dei big, Prodi, Bertinotti, Pecoraro, Di Pietro, ministri, eccetera. E ha deciso di candidarsi senza avere un partito, una struttura alle spalle. Adesso è a Mosca perché il suo risultato in questa campagna delle primarie è stato veramente, veramente basso. La cosa indecente è stata come il ceto politico nei confronti di questa persona, perché era gay, perché era quarantenne, perché non si sapeva quale fosse il sostegno che aveva dietro, tutti quanti dicevano: ma di chi è figlio? Perché vuol fare questa cosa? Chi lo paga? Cose del genere. Le sue idee erano idee molto molto simili sull'ambiente, sulla convivenza civile, sull'innovazione, sulla conoscenza, sulla formazione, sull'opportunità di questo paese, dei giovani di questo paese, simili a quelle che ho letto nel vostro manifesto. E adesso lui continua a fare il suo lavoro di manager, si è spostato da Londra a Mosca, non è stato eletto deputato, non ha fatto il ministro, sì, sono velocissimo. Ecco, nel frattempo però c'è una voce nel maxi emendamento che voteranno per la finanziaria, che è quella che abbiamo scoperto, pare che siano una serie di politici di una regione nella quale ci sono alcune cose strane che riguardano anche la stessa presidenza della regione e della Calabria, nella quale pare che ci sia questa voce che salva tutti i funzionari che si sono macchiati di reati di carattere amministrativo. Ecco, questa cosa se ne sono accorti in extremis. Il problema è che adesso, saltando
al cielo le mani indignata la destra, poi la sinistra, ed infatti sembra che quel passaggio in quella legge l'abbiamo messo io e voi e non quelli che hanno proposto la cosa. L'ultima cosa, chiedo ai giovani bolognesi che sono qui oggi, vi segnalo un problema, se magari fate anche un documento di sostegno, questa sera ci sarà una veglia in Piazza Maggiore dell'associazione Luca Coscioni e dei giovani radicali sul diritto alla vita e a scegliere di non vivere più nella sofferenza di Welby, e credo che un'iniziativa come questa meriti il sostegno di questa battaglia. Grazie. Grazie a Serafino D'Onofrio. Chiamerei David Balbadini della lista consumatori. Bene, grazie per... Anzitutto voglio ringraziare per l'invito che abbiamo ricevuto, parlo a nome al plurale, porto il saluto di Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che era stato invitato come relatore oggi sulla questione dei consumatori, e porto anche il saluto della lista consumatori essendo io il segretario nazionale. Ecco, io sono molto contento di essere qui in questa giornata, io direi storica, come ha detto bene Gianluca, perché vedo veramente tanta partecipazione, tanto entusiasmo e tanta gente che ha voglia di fare un cambiamento. Ecco, io ho avuto modo di incontrare sia Davide che Gianluca, sia Michele, abbiamo avuto alcune ore di colloquio e sono stato veramente felice di aver avuto anzitutto questo invito e con loro di aver condiviso tantissimi argomenti, tantissime tematiche, tantissime cose che ci accomunano, insomma, in pratica. Noi siamo una formazione politica, purtroppo devo prendere qualche minuto per spiegare, perché grazie a Dio siamo in un paese talmente democratico che in 8 mesi, ma in più, perché noi siamo in pista ormai da oltre un anno, io non ho ricevuto come segretario nazionale della lista consumatori una sola chiamata da un segretario o da un giornalista o da una televisione per fare un'intervista. Ecco, questo è il... vi dà la panoramica, essendo la nostra lista una lista che ha eletto un senatore. Abbiamo permesso al centro-sinistra di vincere le elezioni perché abbiamo portato 80.000 voti, poi non vi dico cosa è successo perché i meccanismi della politica e dei partiti sono una cosa vergognosa per quelli che ne sono al di fuori, e voi ne siete al di fuori, ma ho detto ben venga che siamo vicini. Comunque la lista consumatore ha eletto un senatore, abbiamo fatto un accordo programmatico con Romano Prodi sulla questione legata ai consumatori, la class action, il decreto Bersani, che è stato fatto con i piedi, diciamo noi, perché non è stato fatto come si doveva, è stata opera nostra, è stata una proposta con la quale noi abbiamo deciso di accettare un accordo con il centro-sinistra, abbiamo appoggiato Romano Prodi. Però siamo purtroppo molto critici ancora in tutto questo, perché non sono andate avanti le cose. Vi dico solo una cosa: avevano detto al tavolo dell'Unione, al quale noi abbiamo partecipato, che non ci sarebbe stato il doppio incarico fra ministri, sottosegretari e incarichi di senatori o di parlamentari. Questo non è avvenuto, non c'è stato uno solo che ha dato le dimissioni da un incarico o dall'altro. Ecco, questo vi dice, ecco, questo vi dà l'esempio di come siamo messi in Italia. Ecco, allora è troppo importante che la società civile, perché io vi considero, permettetevi di considerarvi società civile, che noi siamo la società civile, noi vogliamo rappresentare i consumatori, sono tutti italiani, sono consumatori, come i giovani, sono tutti giovani, non hanno colore destra o sinistra. Noi abbiamo bisogno di far partecipare una nuova classe politica, abbiamo bisogno di fare un percorso diverso, perché ormai lo spazio è in mano ai partiti, la partitocrazia è un meccanismo che è talmente colluso tra i poteri politici, i poteri forti, e c'è bisogno di fare un cambiamento. Allora, questo cambiamento può avvenire solo attraverso queste nuove formazioni. Voi direte, dice, ma si va a formare un nuovo partito? Si formano altre forze? C'è bisogno, perché i meccanismi della politica sono questi. C'è veramente bisogno, per cui voi avete un'occasione importantissima. Io con i vostri amici ho avuto modo di parlare, ho avuto modo di confrontarmi, e ho anche loro, con loro ho condiviso alcune idee e spero che in futuro possano essere percorsi comuni queste idee che abbiamo condiviso. Per cui mi auguro che nei prossimi futuri ci sia bisogno di aggregarsi, perché questo panorama politico prevede che si debba per forza necessariamente aggregarsi per poter arrivare a risultati.
perché questa è la logica dei partiti. Magari verranno altri partiti, vi avvicineranno questa forza, perché da oggi magari vedranno che questa forza sta crescendo e vi chiederanno di partecipare senza dare niente, a condizioni come sono state poste a noi, che non ci hanno permesso, avete parlato di primarie, di presentarci alle primarie. E non abbiamo potuto presentare un candidato. Abbiamo poi sostenuto Romano Prodi, però di fatto noi volevamo presentare un candidato che rappresentasse i consumatori. Insomma, credo che le associazioni dei consumatori sono importanti in Italia. Io porto il saluto di Carlo Rienzi, presidente del CODA. Voi sapete quante cose hanno fatto queste persone. Ecco, questo è il fatto importante. Per cui io sono veramente contento, non voglio rubarvi troppo tempo per tutto questo mio intervento. Spero che il futuro ci permetta di poter fare dei progetti insieme. Questo, in quanto i vostri obiettivi, i vostri percorsi, la vostra strada è molto simile, non abbiamo trovato un punto di disaccordo quando ci siamo incontrati con Gianluca, con Michele e con Davide, per cui credo che i percorsi possono essere veramente comuni e c'è bisogno di aggregarsi, ricordatevi, fare un passo indietro sulla propria presenzialismo, sulla propria disponibilità all'apparire, purché si possa arrivare al progetto, perché è questo il meccanismo è perverso ma è necessario. Purtroppo io sono passato attraverso questo meccanismo in questo anno e mezzo in cui sono dentro la politica e ho capito che la strada è questa, per cui mi auguro che possiamo trovare percorsi comuni e che la strada ci possa accomunare in seguito. Grazie. Grazie a David Badini. Prima di passare al prossimo saluto, che volevo salutare, doveva essere presente qui il presidente bolognese della Confartigianato, che per impegni pregressi non è potuto venire, ed è in rappresentanza qui la dottoressa Bergomi della Confartigianato. E poi volevo salutare Matteo Pasquali, responsabile regionale del cantiere. Sì, che poi chiameremo per dare un saluto. Chiamerei Diego Cancian di Progetto Nord-Est per un saluto. Buongiorno. Io penso in qualche modo di essere la dimostrazione che i sogni, se vengono perseguiti con decisione e con caparbietà, si realizzano. Progetto Nord-Est è un partito nato nel nord-est, nel Veneto, nel Friuli, nel Trentino Alto Adige, ed è un partito che è nato un anno e mezzo fa su idea e su spinta di Giorgio Panto, un noto imprenditore nazionale che purtroppo 15 giorni fa è morto in un incidente, in un tragico incidente. Lui era il nostro leader e assieme a noi eravamo anche amici, non solo. Abbiamo pensato che i partiti normali, come è stato detto qui, non potevano più darci nessun tipo di soluzione. Ci siamo trovati in 4 persone e abbiamo cominciato a divulgare il nostro messaggio, il nostro credo, la nostra idea. Il risultato è che in nemmeno 2 anni abbiamo 2 consiglieri regionali del Veneto, io e il mio collega Mariangelo Foggiato. Abbiamo 8 consiglieri provinciali, 40 consiglieri comunali, più qualche assessore e qualche sindaco. Questo perché la gente ha bisogno di cambiare, di sentirsi rappresentata e non di sentirsi amalgamata. Quando ci siamo sentiti per telefono con Gianluca, con Davide e poi ci siamo ritrovati assieme a loro e ad Angelo, Gianluca era forse quello che voi conoscete tutti e mi ha sorpreso piacevolmente, perché Gianluca è un vulcano, mentre Davide ed Angelo tentano di in qualche modo incanalare la lava, Gianluca è un vulcano che continuamente butta lava, ed è bello perché, ripeto, a me ricorda Giorgio Panto, per cui mi fa solo piacere. È necessario, non lo so,
se è necessario che nasca un partito dei giovani, ma è di sicuro una cosa utile. L'unica cosa che mi sento di dire a questa assemblea, che è costituente, è che fra un mese, ma forse anche fra un'ora, ci sarà qualcuno che vi dirà: condividiamo tutto quello che dite, siamo tutti con voi, ma dovete fare sistema con noi se volete cambiare le cose. Beh, io vi dico che noi non abbiamo fatto sistema con nessuno e abbiamo già cambiato le cose. E voi dovete fare altrettanto. Voi non dovete e non potete fare sistema con nessuno se volete cambiare le cose. Non si cambiano le regole partecipandovi e assumendo ruoli e incarichi all'interno del governo. Si cambiano le regole facendo opposizione in maniera seria, sapendo che quello che tu vai a rappresentare è un'idea, è un sogno di qualcuno che ti ha messo e ti ha spinto lì. Sapendo che quello che tu vai a fare è perché credi che per me, i propri figli, per voi stessi, possiate avere un futuro migliore. Perché ragazzi e meno ragazzi, perché il Partito dei Giovani non è fatto solo di bambini, di giovani o di più, ecco. Ma giustamente, come diceva Davide, è fatto di persone che hanno le idee giovani. Chiunque di voi si senta di fare qualcosa per cambiare quest'Italia ha il dovere, non il diritto, il dovere di farlo. Alle ultime politiche noi abbiamo chiesto solo una cosa, sia al centrodestra e sia al centrosinistra. Un documento scritto, firmato da tutti i leader, in cui veniva detto che la nostra regione, il Veneto, poteva trattenere una parte delle tasse che in questo momento pagava. Perché secondo il nostro modo di vedere ne paghiamo troppe e ce ne ritornano troppo poche. La misura è: se noi paghiamo 100, nel territorio Veneto rientra il 25, ed è sinceramente un po' troppo poco, ma queste possono essere questioni diverse. Il centrodestra ci ha detto, Berlusconi in persona, ci ha detto: ho sentito i miei, hanno detto che non c'è nessun problema, vinciamo alla grande. La differenza è stata 20.000 voti, noi ne abbiamo presi 95.000, ma alle politiche ci siamo presentati da soli e abbiamo insegnato che governare significa rispettare i ruoli e le esigenze della gente, non gli interessi di Roma, di Palermo o di Milano, significa rispettare i ruoli e le esigenze della gente. Io a questa assemblea porto due regali, uno l'ho già dato a Gianluca perché gliel'avevo promesso. È un libro che Giorgio Panto aveva scritto molto tempo fa e si chiama Pensiero Libero. Oggi ne ho portato una copia, ma ne manderò altre perché chiunque voglia leggerlo possa leggerlo, perché qui troverete il pensiero libero di un uomo libero. E io spero che tutti voi diventate uomini liberi in uno Stato libero. E il secondo regalo che porto, e Davide non ci eravamo messi d'accordo ma mi ha dato, come si dice, il gancio, è il gonfalone da tavolo della Regione Veneto, che è rappresentante il leone marciano, ma era anche la bandiera di una Repubblica che sapeva dove andare anche quando non tirava vento, ed era la Repubblica Veneta. Grazie. Grazie a Diego Cancian, grazie anche per gli omaggi. Proseguiamo con i saluti, che invito ad essere più brevi. Giovanni Militerno. Io ringrazio tutti voi per essere qui a Bologna. Mi è stato dato l'incarico oggi di rappresentare l'associazionismo bolognese, seppur l'associazionismo bolognese attraverso un momento di crisi profonda. Io ci tengo a dirvi pochissime cose in 5 minuti, non più di 5 minuti, e soprattutto intanto denunciare quello che hanno già fatto i
giovani, io ho iniziato da giovane, sono un ex giovane perché ho speso 12 anni, 15 anni della mia vita come società civile, nell'impegno civile nella politica, ma i ragazzi hanno oggi certificato, e questo mi fa molto piacere, un dato di fatto importante: noi siamo in pieno default politico, istituzionale, economico. Davide Marconi ci ha fatto presente che questo default politico, economico, istituzionale non può essere gestito con le nuove forme partitiche, quelle della sinistra e quelle della destra. C'è bisogno di una nuova partecipazione, di una partecipazione attiva, e Badini ce lo ha ribadito, della società civile. Serafino D'Onofrio poi ci ha indicato che la strada maestra non è più lo schema del vecchio labor, cioè lavorare per poter vivere. Qui bisogna entrare con i piedi nel piatto e bisogna che tutti noi si rivendichi la felicità. La felicità, badate bene, è un concetto molto vago e io non intendo approfondire questo concetto, però bisogna puntare davvero alle nuove generazioni e renderle appagate, soddisfatte, in grado di poter partecipare attivamente al bene civile, perseguendo un ideale vero. Io per questo ci tengo a ribadire che la nostra associazione, l'associazione che rappresento, poi il Movimento dei Democratici Europei Uniti, si è sempre impegnato per le regole. Io capisco che voi abbiate una gran voglia di partecipare, di fare, però devo essere anche molto pratico e molto concreto. Io sono un medico, faccio un tipo di attività in cui non posso che essere concludente. Ne ho viste di tutti i colori, di movimenti, di associazioni e quant'altro. Vi voglio invitare a riflettere sul fatto che c'è bisogno di regole nuove per poter partecipare. Noi come Associazione Democratici Europei Uniti, che ha una sede a Bologna, che lavora a Bologna, che fa attività a Bologna ma anche in tutta Italia, siamo stati promotori del Comitato Nazionale per le Primarie, abbiamo lavorato per le primarie, io stesso sono stato il principale consigliere di Romano Prodi per fare le primarie. Abbiamo lavorato alla raccolta delle firme per cancellare la quota proporzionale a suo tempo, ma adesso si pone un problema molto serio. Il problema della partecipazione attiva, se si rigetta lo schema destra-sinistra, ha bisogno di uno schema nuovo. Noi crediamo che questo schema nuovo sia in una nuova rappresentanza bipolare su scala europea, perché badate bene, il faro deve essere comunque l'Europa, non possiamo più affrontare le problematiche su scala nazionale, perché la nazione fa acqua da tutte le parti, l'abbiamo detto, è in pieno default politico, istituzionale, economico. Bisognerà immaginare negli anni a venire una maggiore presenza dell'Europa, soprattutto nella guida della moneta. Noi abbiamo l'euro. L'euro ha bisogno di un governo politico, non ha bisogno che l'Italia si rafforzi, ha bisogno del territorio intero, del continente europeo che sia in grado di dare una guida politica. Allora vado subito alla conclusione. La nostra associazione è iscritta alla Democratica Internazionale Americana, è iscritta al Partito Democratico Europeo, abbiamo una sede, offriamo tutta la nostra disponibilità al Partito dei Giovani per poter lavorare sui temi delle regole, si prepara un referendum elettorale per poter arrivare ad un compimento della rappresentanza politica in due partiti unici. Qui bisogna che voi, anche voi giovani, capiate che dovrete fare una scelta breve, se cioè partecipare allo schema PPE-PSE, perché poi bisogna essere molto pratici e molto concreti, molto concludenti, oppure a un partito nuovo che sia il partito della rappresentanza dei giovani e di tutta la società civile, perché non si può prescindere dalla società civile, e anche di un altro partito che poi ciascuno dovrà scegliere, se conservatore o democratico, chiamatelo come volete, però o qui scegliamo la strada della proporzionale su scala europea o scegliamo la strada del sistema bipolare su scala europea. Noi abbiamo fatto una scelta, quella del Partito Democratico, che non è quella dei partiti, della Margherita e del DS. Noi lavoriamo come associazione, speriamo che poi voi possiate anche capire questo fatto strategico, a un partito aperto, a un partito democratico aperto, inclusivo, leggero e soprattutto primarista per ricambiare la classe dirigente. Siamo a vostra piena e completa disposizione. Cercate di evitare, perché c'è stato un grido d'allarme in questo senso, la demagogia e soprattutto il populismo, perché è un frangente delicato e tutto parte, e qui colgo l'occasione per ringraziare il mio maestro politico che è stato Elio Veltri, di un documento che mi ha aperto tante cose, un documento che si chiamava Progetto, Regole e Comportamenti.
Se noi non partiamo da queste tre parole chiave, noi non andremo assolutamente da nessuna parte. Grazie. Grazie a Giovanni Militermo e al mondo dell'associazionismo bolognese. Io vorrei fare un break dei saluti prima di ed entrare un pochettino nel vivo di quello che era il nostro programma con il primo vero intervento tecnico della giornata, che è quello di Sonia Toni, che ci parlerà di ambiente e salute. Grazie. Io sono una fuoriuscita del Partito dei Verdi, sono il direttore di un giornale che si chiama Econauta, si occupa di ambiente, salute e alimentazione, e da moltissimi anni sono impegnata in questo settore. Io in questa giornata non parlo solo ovviamente per me, perché gli argomenti che tratto ovviamente riguardano tutti quanti. In questo momento è come se ci fosse presente anche il dottor Stefano Montanari, che è la persona con la quale io sto collaborando per portare avanti dei progetti che riguardano il campo dell'ambiente e della salute in particolar modo. Sono fra quelle persone che hanno aderito al progetto di questo partito, perché anch'io a un certo punto non mi sono più riconosciuta in nessuna delle realtà politiche che caratterizzano il nostro tempo. Io vorrei ricordare che la storia ha sempre insegnato che nei momenti in cui le autorità dormono o comunque non si occupano in maniera assolutamente efficiente, hanno perso e si sono scollate, allontanate da quelli che sono i problemi della gente, quello è stato sempre il momento in cui è iniziato un declino, un degrado che ha portato poi a delle realtà che si sono risvegliate, come sta succedendo a questa realtà politica che noi stiamo vedendo, e in tempi anche assolutamente brevi. È vero, 200, 300, 500 anni fa non c'erano internet, il telefono o altri sistemi di tipo tecnologico, però sta di fatto che quando lo spirito dell'epoca era assolutamente pronto a recepire un determinato messaggio, le adesioni arrivavano. Noi abbiamo visto questo di nuovo, lo stiamo vivendo ancora in questo momento, e è il momento assolutamente adatto per poter veramente portare un cambiamento fondamentale in un ristagno che ormai non può più ovviamente continuare. Io vorrei citare il testo di un'intervista che ho fatto a Don Luigi Ciotti, che credo sia una persona che nessuno di noi possa citare come estremista, come persona assolutamente non portato ad ascoltare le problematiche della gente. E parlando di pulizia, lui dice: la prima pulizia da fare credo sia dentro noi stessi, interrogandosi, mettendosi in discussione, valutando la coerenza fra le parole e le azioni. Se c'è una mafia che non mi stanco mai di denunciare è proprio quella delle parole. Si parla troppo e si fa troppo poco, oppure si fa solo di fronte all'emergenza, concetto che dovrebbe essere cancellato dal vocabolario perché fa il gioco delle mafie. Io mi occupo di ambiente e di problemi legati alla salute. L'ambiente sta vivendo un momento di estrema emergenza. Noi non possiamo assolutamente pensare di fare nulla di assolutamente concreto se non ripuliamo l'ambiente in cui viviamo. L'ambiente in cui viviamo deve essere pulito, perché altrimenti noi non abbiamo la salute. E sfido chiunque a dire che se non abbiamo la salute possiamo poi mettere in atto dei concetti di tipo finanziario, possiamo poi fare delle politiche di tipo sociale. Noi non possiamo fare nulla se non abbiamo la salute. La nostra salute è in pericolo, e i risultati di ricercatori, non soltanto in Italia, parlo di ricercatori seri, perché purtroppo oggi anche nel campo della scienza, della ricerca, vediamo che ci sono le interferenze di interessi di troppe case farmaceutiche, per esempio, di troppe case che comunque lavorano nel campo della chimica industriale, che hanno tutto l'interesse di finanziare dei ricercatori, degli scienziati che non sono così puri. La scienza dovrebbe essere al servizio dell'uomo ed essere assolutamente pura e pulita. Purtroppo questo non è.
Io mi riferisco ovviamente agli studi e alle ricerche di scienziati e studiosi, medici, epidemiologi che portano dei risultati concreti e ci dicono, ad esempio, eliminiamo determinate industrie chimiche, occupiamoci dei problemi dell'incenerimento dei rifiuti. E qui ovviamente ci si collega anche a un discorso di tipo economico, chi costruisce, chi gestisce queste realtà non solo fa male alla nostra salute ma porta via anche delle risorse economiche. Noi sappiamo che alla voce A3 delle nostre bollette Enel c'è il 7% della nostra bolletta che noi paghiamo tutti i mesi per finanziare delle fonti rinnovabili che non sono fonti rinnovabili, perché gli inceneritori non sono fonti rinnovabili, perché l'incenerimento oppure bruciare gli scarti delle raffinerie di petrolio non costituiscono fonti rinnovabili. Sono tutte realtà delle quali noi abbiamo il dovere di occuparci. Sono state raccolte 30, 40, 50 mila firme, si sta discutendo adesso in Parlamento su questo problema del CIP 6. I CIP 6 non sono nati con questo scopo, la legge sui CIP 6 nasce in Germania per incentivare quelle industrie che vogliono andare avanti con le energie rinnovabili, dopodiché le industrie dovrebbero camminare sulle loro gambe. Noi in Italia abbiamo fatto un discorso assolutamente diverso. Con questi soldi noi finanziamo delle realtà che non solo inquinano l'ambiente, ma fanno estremamente male alla nostra salute. Quindi noi abbiamo una situazione di urgenza che è molto, molto importante. Io vorrei sottolineare un fatto che ritengo basilare, fondamentale. Noi qui oggi parleremo di tante cose, di tanti argomenti, si parlerà di economia, di salute, di sanità, di istruzione, di famiglia. Io vorrei fare un appello, una raccomandazione a tutte le persone che si occupano, ognuno per il proprio settore, di collaborare nella maniera più aperta, più disponibile gli uni con gli altri, perché fino a questo momento i risultati migliori in qualunque campo noi li abbiamo ottenuti quando c'è stata la collaborazione di tutti. Ricordiamoci che da soli noi non possiamo fare assolutamente niente. Quindi l'economia deve collaborare con la sanità con l'ambiente, l'ambiente con chi si occupa di leggi e chi si occupa di salute. Ecco, io vorrei chiudere questo intervento con questa raccomandazione: collaboriamo il più possibile e mettiamoci in testa che da soli non possiamo fare assolutamente nulla. Grazie. Nel ringraziare Sonia per il suo impegno che dà al partito, vorrei porgere anche un ringraziamento a Lucrezia Ruggeri, che è stata l'artista che ci ha compilato la nostra tessera. Do la parola a Gigi Veronesi. Premetto che parlare dopo gli illustri relatori che hanno parlato fino adesso, mi sembra che sono io la persona più nulla del nulla che apre le danze di coloro che, come diceva all'inizio Gianluca, sognano spesso e non riescono mai a dimostrare i loro sogni, per cui spero di essere all'altezza di trasferire qualcosa dopo tanti tanti anni di lavoro spesi sul campo e di presentarvi poche cose, perché personalmente ho sempre avuto la netta impressione che ogni volta ho ascoltato politici parlare ci siano ore e ore e ore di relazione e tutte le volte si va via e non rimane niente. Per cui, per il compito che mi sono prefissato e per quello che ho pensato di portare avanti, vi dirò quali saranno le due cose o le tre cose che mi piacerebbe fare, il famoso sogno di cui si parlava prima, e spero che questo sogno possa essere una cosa condivisa. Voi sapete tutti meglio di me che ci troviamo in un paese dove non cambia niente, non so se a questa cosa ogni tanto anche voi riflettete. La monarchia vince, cioè la Repubblica vinse sulla monarchia per un piccolo pugno di voti, la stessa cosa si è ripetuta oggi dopo 60 anni e il numero e l'elenco di cose che non cambiano in questo paese è micidiale, e tutto questo succede, cioè uno dei motivi è sicuramente l'impoverimento culturale di questo paese, la mancanza di cultura e, come diceva prima qualcuno, lo scarso o nullo investimento nella ricerca, nella crescita e chiaramente nei giovani. Perché oggi noi siamo qui a parlare di persone giovani, di età
o persone giovani dentro che si sentono di fare qualche cosa. Io devo parlare di agricoltura. Voi sapete che poco tempo fa volevano addirittura abolire il Ministero dell'Agricoltura. Io vorrei che ognuno di voi riflettesse, andasse indietro di due o forse tre generazioni, l'ho detto anche l'altra volta, noi veniamo tutti dalla terra. Cioè, mettetevi nella testa che il valore dell'Italia è la terra, è l'agricoltura e soprattutto la nostra enogastronomia, che dobbiamo difendere a spada tratta, senza avere paura, perché poi la tradizione non deve impedire l'innovazione. Quindi, diciamo, anche prodotti che vengono da fuori non devono essere visti male, ma noi dobbiamo però ricreare in tutti gli italiani, cioè dobbiamo fare cambiare un po' le cose. Non si può spendere nell'abbigliamento e nei viaggi e poi dopo andare a mangiare nelle trattorie a 8 euro che ci uccidono, perché questo distrugge il lavoro degli agricoltori, distrugge il lavoro delle persone che ci sono dietro, distrugge il lavoro di chi da bravo italiano vuole fare la qualità sulle nostre tavole. Interrogatevi veramente su quello che mangiate tutti i giorni. Cioè, oggi noi abbiamo fretta. Al supermercato, invece che preoccuparci di cosa stiamo comprando, ci preoccupiamo che la macchina fuori è in terza fila e prendiamo la multa. E cosa portiamo a casa? Chi è che di voi si è interrogato i vostri figli nelle scuole, nelle messe scolastiche, cosa mangiano? Non so se lo sapete che il bilancio di cosa viene acquistato viene fatto per motivi economici. Cioè, il comune ha 100.000 euro da spendere nel mangiare, prendete da mangiare per un anno per 1.000 studenti. Quindi cosa ci mettono lì? Cioè, sicuramente i nostri figli non crescono sani. Questo è poco ma sicuro. Allora, il nostro impegno come agricoltura deve venire fuori veramente alla grande e non può essere più interpretato come agricoltura, perché è un termine vecchio, logoro, ma deve essere interpretato come turismo agricolo, quindi turismo enogastronomico, perché sappiamo che l'Italia è piena di ricchezze che vanno sfruttate proprio anche per riappropriarci di quell'agricoltura che ormai non è più la nostra. Allora, io stamattina, intanto che prendevo il caffè, mi sono messo in tasca una bustina di zucchero, no? E l'ho fatto semplicemente perché, come dicevo prima, che in questo paese a volte si fa fatica a cambiare. Non so quanti di voi sanno cosa c'era prima dello zucchero. Si usava il miele, lo zucchero non esisteva. Da quando ho cominciato l'utilizzo del miele, quindi ad addolcire le cose, per arrivare allo zucchero sono passati 150 anni. Lo zucchero ha cominciato a comparire nella forma grezza, poi 50 anni dopo nella forma raffinata. Oggi, se voi entrate in un bar, trovate su un banco, trovate lo zucchero raffinato, lo zucchero dietetico, lo zucchero liquido. E questo lo faccio per farvi capire che cos'è il progresso in agricoltura di un prodotto agricolo. E ci abbiamo messo tanti anni per arrivare a comprendere lo zucchero, a usarlo in tutte le maniere, tanto che se oggi qualcuno di voi entra in un bar e prende una bustina di zucchero, nessuno vi chiede soldi, ve la mettete in tasca, uscite, nessuno sicuramente vi dirà niente. Però, cioè, non possiamo continuare ad aspettare 150 anni per fare dei cambiamenti, perché in agricoltura, in Italia, le cose vanno avanti così. Quindi le novità non vanno avanti perché tanto c'è l'Agenda 2000, perché tanto c'è la PAC, perché tanto c'è il finanziamento, perché tanto se piove poi dopo ti diamo i soldi, perché tanto l'agricoltura è finanziata, perché tanto l'agricoltura per anni è stato un bacino incredibile di voti, quindi l'agricoltura era fatta da agricoltori che dovevano rimanere nell'ignoranza perché facevano comodo a questo paese. Queste, ragazzi, sono realtà che sono sotto gli occhi di tutti. Vi invito, quando girate in campagna, a girare la testa a destra e a sinistra, non vedete più stalle. Cioè, io non so se vi siete resi conto che i nostri ipermercati sono imbottiti di carne all'inverosimile e noi non la produciamo, ve ne sarete accorti, no, di questo. Le nostre aziende agricole non esistono più. Le poche che stanno in vita, spesso stanno in vita per un fattore di speculazione edilizia. Quando le avremo trasformate tutte in belle villette, che cosa mangeremo? Punto interrogativo. Allora, come diceva qualcuno, I have a dream, cioè qual è il sogno che io vorrei portare, sogno giovane, no? Allora, il primo impegno è quello della filiera corta, quindi ci sarà magari una metà di voi che sa cos'è, un'altra metà che non lo sa. Allora, se noi continuiamo a fare in modo che un prodotto arrivi dalla Polonia, sopra un camion che costa 200.000 euro, con un autista che deve essere stipendiato, col prodotto che deve andare in un magazzino che costa 1 milione di euro per stivare i prodotti, con una bolletta elettrica di un frigo, con un mediatore che prende una provvigione, con un commerciante che mette un ricarico, con un negoziante che rimette un altro ricarico,
cioè i prodotti avranno sempre un costo, come? E poi tutto il resto, no? Allora, cioè, di questo passo qua penso che veramente noi faremo sempre più fatica. Allora, cioè, numero uno, riportiamo le famiglie la domenica invece che a morire e indebitarsi con i prodotti elettronici dentro ai centri commerciali, portiamoli nelle aziende agricole, facciamo vedere ai bambini che cos'è la campagna, la nostra cultura, chi siamo, da dove veniamo, che cos'è un salame, perché scusatemi, ma io quando vedo i bambini di 7-8 anni che hanno paura di una gallina, veramente mi metto dei grossi problemi. Anche perché, siccome a pochi chilometri da qua ci sono delle guerre, e i bambini di là a 12-13 anni hanno i piedi nudi dentro degli stivali di gomma e non vivono con il Ballantine o le giacche di Armani, in un mercato di globalizzazione, con dei bambini nati e cresciuti dentro degli appartamenti sotto un portico col termometro a 20 gradi, questi ci fanno un mazzo così, quindi la campagna ha una funzione molto importante per fare capire quali sono le nostre origini. Oltretutto, sapete che tutti hanno perso il senso delle stagioni. Cioè, quando è che si mangia il cavolfiore? Quando è che si mangia la mela? Allora, vogliamo continuare a lasciare spazio alle multinazionali che ci fanno mangiare le robe chimiche? No. Quanto tempo vogliamo andare a mangiare al McDonald's? Cioè, torniamo, perché non lo facciamo, non facciamo quelli italiani? Qualcuno nel sud l'ha fatto, ha fatto dei McDonald's all'italiano e ha avuto un successo incredibile, tutti con i prodotti italiani. Allora, primo, filiera corta. Secondo, l'inserimento della materia agroalimentare e enogastronomica nelle scuole, che può essere anche solo un'ora o due alla settimana, ma facciamo capire la differenza fra la quantità e la qualità. E terzo, visto che ci sono anche dei rappresentanti dei consumatori, i gruppi di acquisto. E qualcuno mi dice, no, ce ne sono già troppi di supermercati. No, il gruppo di acquisto è un'altra cosa. Cioè, diamo a tutti la possibilità di capire che cos'è il lardo di Colonnata. Cosa c'entra se costa 40 euro? Un gruppo di acquisto se ne può appropriare per un prezzo che è anche la metà. Tutti devono capire che cos'è la differenza fra un aceto balsamico che si trova a un euro al litro e che se lo bevete... non lo so che fine fate, e un aceto balsamico che costa 80 euro la bottiglietta. Cioè, queste sono le cose che noi qui in Italia dobbiamo capire, perché questo è il nostro valore. Allora, vi ritorno a far vedere lo zucchero. Se vogliamo aspettare altri 150 anni, questa non è la sede giusta. Se le cose le vogliamo fare adesso e non fra 150 anni, la sede giusta è questa qua. Quindi chi crede in un futuro diverso e ha voglia di lottare davvero su queste cose, qui, nella, come la chiamiamo, nell'area dei giovani, è il benvenuto. Grazie. Grazie a Gigi Veronesi. Prima di passare al prossimo, relatore, che chiude questa, chiamiamola così, trilogia ambiente-agricoltura, si parlerà di energia dopo. Volevo fare un saluto al Cavaliere Ettore Dell'Oca, presidente delle associazioni Città Libere e associazioni cittadine nel mondo, che ha aderito al nostro progetto Partito Giovani. Grazie, Cavaliere. Chiamo al tavolo dei relatori la dottoressa Quattrocchi, ricercatrice, che ci parlerà di energia. Grazie. Sento, sono un ricercatore di un istituto pubblico italiano e sono... E insieme a un'altra persona di Enel, il rappresentante italiano della piattaforma europea che si chiama Zero Emission Fossil Fuel Power Plant, e sono stata l'anno scorso expert review del report IPCC 2005, sarebbe l'International Panel of Climate Change, e ho diversi progetti internazionali nel campo, diciamo, dell'abbattimento del CO2 tramite progetti di CO2 capture e storage, e diciamo la mia attività in questo momento è sul sito di Repubblica, dove l'altro ieri ho fatto un'intervista insieme al ministro Pecoraro Scanio relativamente a queste nuove tecnologie che la piattaforma europea vuole portare avanti in Europa e anche in Italia. Sarò molto breve. Allora, il problema è questo: i fossil fuel, quindi carbone, petrolio e gas naturale, stanno finendo. Il petrolio finirà entro 40 anni, il gas naturale entro 60, quindi probabilmente il contratto che abbiamo fatto all'Eni con Gazprom sarà l'ultimo, e durerà fino al 2035, ma sarà l'ultimo.
E, mentre il carbone ha ancora 200 anni di vita su questo pianeta. L'uranio più o meno siamo intorno ai 100 anni di vita, però ecco, se considerate il nostro pianeta, noi abbiamo circa 6 mesi di vita per il petrolio, 3 mesi di vita per il gas naturale e il nostro uranio ci può bastare, qualora facessimo centrali nucleari, circa per un anno. Quindi insomma siamo un paese che non ha risorse energetiche, stiamo importando praticamente tutte le nostre risorse energetiche. Allora ho sintetizzato in 12 punti quale può essere un programma di un partito serio. Premetto che diciamo, le mie proposte, alcune delle quali sono state anche inserite nel programma dell'Unione, in particolare a pagina 143 del programma dell'Unione, loro mi hanno invitato a dare una consulenza. E quando si parla di sequestro del carbonio e di vettore idrogeno, su cui sto lavorando. La proposta che vorrei articolare per quanto riguarda un programma energia ambiente per questo nuovo partito è il seguente. Il punto 1, l'Italia si deve avere un sistema energetico sostenibile, tant'è che mi piacerebbe, diciamo, questo sia il partito dei giovani e, parentesi, messo in ultima riga, delle competenze sostenibili. E quindi il punto 1, l'Italia deve avere un sistema energetico sostenibile, un possibile testo di riferimento può essere Italia 2020 della cura, diciamo, dell'Istituto di Sviluppo Sostenibile Italia, presieduto da Edo Ronchi, ma questo testo, che mi invito tutti a leggere, non è sufficiente perché adottando le rinnovabili, il solare, l'eolico, eccetera, non siamo in grado di ottemperare entro il 2012 i nostri impegni con l'accordo di Kyoto. È bene sapere che diciamo, a livello di piattaforma europea noi stiamo andando avanti con impegni post-Kyoto, perché dovremmo ridurre entro il 2020 le emissioni del 50% per evitare i fatidici 550 ppm in atmosfera di CO2 che dovrebbero arrivare, se continuiamo a consumare in questo modo, entro il 2030. Conseguenze climatiche che non vi sto, catastrofiche che non vi sto a raccontare. Allora, il secondo punto, quindi, a parte questo testo Italia 2020, che può essere un riferimento, così come per i partiti dell'Unione, io propongo in più le tecnologie CO2 Capture Storage, che sono quelle diciamo, fortemente auspicate dalla piattaforma europea Zero Emission. Queste nuove tecnologie di CO2 Capture Storage dovrebbero essere applicate a tutte le centrali elettriche, quindi Enel, Tirreno Power, Endesa, eccetera, sia di vecchia costruzione che di nuova costruzione, e in quelle di vecchia costruzione ovviamente con più difficoltà, ma soprattutto in quelle di nuova costruzione. Anche per le raffinerie, i cementifici, le industrie emissive serra. E, come descritto dall'articolo che è uscito l'altro ieri su Repubblica a firma di Giovanni Valentini, di modo da mettere queste nuove tecnologie all'interno della politica di emission trading. Il punto 3, essendo tema cruciale per la sopravvivenza del pianeta tra il 2010 e il 2050, è importante avere diciamo, in Parlamento persone che si occupino di energia ambiente. Attualmente il nostro Parlamento è più che altro formato da avvocati, commercialisti, politologi, sociologi e tra l'altro di una certa età, quindi che non conoscono queste nuove tecnologie e quindi non sanno che il pianeta sta rapidamente andando a morire. Quindi il nostro impegno come partito, se questo partito vuole andare drasticamente avanti in modo innovativo, è formare, diciamo, un Parlamento diverso da quello che attualmente. Punto 4. Tasse molto elevate per autoveicoli SUV non catalitici di lusso e valorizzazione delle auto a metano di piccola taglia, GPL elettriche a idrogeno, per esempio gli autobus, e piano di azione con Fiat Ricerca e altri gruppi di ricerca privati in campo dei pubblici trasporti. Pensiamo solo a un istituto del CNR che si occupa di, diciamo, prospettive innovative nel campo dei trasporti. Il punto 5, raccolta differenziata dei rifiuti in tutta Italia, con riciclaggio completo di carta, vetro, metalli e termovalorizzazione pulita di rifiuti e biomasse.
Il punto 6, incentivazioni massicce di trasporto su rotaia e treni di piccola taglia con riavvio di linee ferroviarie anche locali in via di scomparsa e pendolarismo per i cittadini su rotaia. Il punto 7, la segreteria del Ministro dell'Ambiente e del Ministero MAT, quindi Ministero dell'Ambiente, deve essere referenziata scientificamente da un comitato di esperti nominati su base di review internazionali. Spesso e volentieri le segreterie di partito, anzi scusate, le segreterie dei ministeri strategici come energia e ambiente sono fatte di persone che sono incompetenti e poco. Spesso sono anche di altra generazione, diciamo, che non conoscono. Per esempio, io sto insegnando in un master che si chiama Global Environmental Protection and International Policies, in cui si insegnano delle cose che i nostri politici, diciamo, degli anni 60, 70, 80, 90 non conoscono, non le possono conoscere, perché sono cose che stanno venendo fuori da paesi europei come la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, il Canada, che hanno delle concezioni, diciamo, energetiche e ambientali completamente diverse da quelle che attualmente, diciamo, i nostri politici portano avanti. Punto 9. Gestione fortemente gerarchizzata e controllata da comitato di esperti delle discariche ed abolizione totale delle discariche abusive, compresa la pulizia delle spiagge, tutte liberalizzate come accesso, e delle strade di scorrimento come bordi ferrovie, autostrade, nodi suburbani e periferie. Punto 10. Controllo delle forze dell'ordine e della magistratura su sprechi energetici gravosi, con uso appropriato delle discariche sul territorio, emissioni di CO2 non autorizzate dall'Emission Trading System, soprattutto se, come previsto nel 2010, il prezzo della CO2 emessa sarà di 100 euro a tonnellata. Questo è il prezzo che stiamo ponendo come piattaforma europea. Forte finanziamento a borse di studio, alloggi studenteschi a basso costo per studenti che affrontino discipline scientifiche ora fortemente depletate, quasi in chiusura in certe facoltà di città piccole, qualora applicate a energia e ambiente, quali ingegneria energetica, che c'è per esempio al Politecnico di Milano, al Lince di Roma, scienze del territorio, scienze geologiche e ambientali, scienze chimiche e fisiche. Ultimo punto, forti finanziamenti statali ai gruppi, diciamo, pubblici e privati di ricerca, quindi Enel Ricerca, Eni Ricerca, per esempio l'ex Eni Tecnologie, che è stato chiuso, e istituti di ricerca che si occupano di energia e ambiente con tecnologie innovative del Carbon Sequestration Leadership Forum, di cui faccio parte. Grazie. Grazie, grazie Teresa Quattrocchi.